questo nostro movimento possa dare un aiuto concreto al Presidente Marinelli, ai nostri candidati, per avere un successo per le prossime elezioni regionali. Ma perché noi andiamo a fare elezioni regionali e ci presentiamo noi? Voi direte, no, perché fare questo passo? Intanto noi siamo convinti che dopo 10-15 anni di un governo regionale univoco in una direzione ci sia bisogno di un ricambio assolutamente politico, e quindi facciamo la nostra parte. Un ulteriore discorso è che le esigenze del territorio nostro, che voi sapete che è stato massacrato in questi ultimi anni con la divisione della provincia, con gli atteggiamenti della regione nei nostri confronti, tutto questo ha fatto convincere noi di dover fare le contromisure ed essere presenti proprio a livello popolare, ecco, portare avanti le istanze del Picello. Io concludo, perché la mia è solamente una introduzione, perché vi presento quelli che sono i candidati del MAP e di questa lista che si chiama Insieme per il Presidente, che oltre al MAP fa rilevare la presenza anche del Partito Repubblicano, dell'Italia di Centro, che è rappresentata, per esempio, adesso comincio le presentazioni e comincio dalle nostre donne. Ne manca una, per la verità, che sta arrivando, ne manca poi la più giovane di tutti, però insomma adesso vi presento, come la signora è la nostra amica Mia Galosi, che è di Castignano, procuratrice legale, che è alla seconda passaggio in effetti con il MAP, perché è già stata candidata alle ultime elezioni provinciali. Poi abbiamo, ecco, che rappresenta Italia di Centro, Emanuela De Santis, che è un'insegnante di Monte Monaco e che è venuta giù nonostante quanti centimetri di neve oggi? Mezzo metro di neve a Monte Monaco. Ebbene. Ecco. Poi abbiamo i nostri maschietti, che Pasquale Allevi, credo che il dottore non ha bisogno di presentazione. Mi sa che Pasquale gioca in casa, comunque. Lucio Porrà, che è stato per 10 anni, mi sembra, sindaco di Montefiore dell'Aso e quindi rappresenta la realtà della Val d'Aso. Achille Bonfigli, che è avvocato qui di Ascoli, che è già consigliere provinciale del MAP, per cui è già l'esperienza l'ha fatta. Poi il presidente, eccolo qui, il nostro ospite di stasera, eccola qui, dicevo, adesso il presidente, dottor Marinelli, che adesso conoscerete, molti di voi probabilmente conoscono stasera per la prima volta, per un modo di questo incontro diretto fra il presidente e il popolo direttamente. Elisa Gagliardi è arrivata con un po' di ritardo, è la nostra candidata, la più giovane non solo di qui delle parti nostre, ma la più giovane credo di tutte le Marche fra le candidature, quindi anche questo è un bel record per questa nostra lista. Poi saluto i nostri amici classici, storici, quelli che hanno fatto la storia del MAP, Armando Faccioni, che è il presidente del Consiglio Provinciale, e Peppe Mariani, che è l'assessore alla provincia di Ascoli. E poi c'è il capogruppo Bruno Bianchini, che è il motore della organizzazione. Bene, ora io
Chi è? Emanuele, dove sta? Emanuele, dove sta? Angelini Emanuele, che si è nascosto dietro, cioè non lo vedevo, che è il consigliere provinciale. Ora io farei così, una, per non allungarla troppo, una rapida carrellata, se fra i candidati qualcuno vuole dire qualche parola, eccetera, e poi il presidente, il candidato presidente Marinelli, che concluderà questo colloquio, diciamo. Poi se c'è qualcuno, questo sarebbe molto importante, se potessimo dialogare, se qualcuno ci volesse fare qualche domanda anche particolare, noi siamo a disposizione. Io comincerei, non so, se Achille Bonfigli vuoi tu introdurre una parola da parte dell'avvocato Bonfigli. Ma innanzitutto grande ringraziamento a Erminio Marinelli di essere qui con noi. Dobbiamo, ed è importante, io vorrei evidenziare innanzitutto un aspetto. Guardate, qui i candidati di questa lista stanno tutti insieme, non fanno campagna elettorale l'uno separato dall'altro, questa è una squadra che per fortuna ha avuto la forza in 2 mesi in provincia di fare un risultato formidabile grazie a voi, 12.000 voti in provincia, un risultato incredibile. Ma perché questo? Per merito nostro, non per merito nostro. Perché evidentemente c'era l'esigenza forte di un movimento civico impegnato duramente sui problemi del nostro territorio. E uno di questi è la provincia, ovviamente la ripartizione del patrimonio della provincia di Fermo. Noi stiamo combattendo, Armando Falcioni, gli assessori, tutti quanti, nessuno escluso, e continueremo a farlo a tutela dei nostri interessi. Questo è un aspetto fondamentale e questo è già sufficiente per spiegare il motivo della nostra azione. Voi sapete, viviamo qui nel nostro territorio, tutti conosciamo quali sono i nostri problemi, non dobbiamo certo ricordarli, ma a questo punto è indispensabile che la Regione Marche, che è stata una degli autori, non ce lo dimentichiamo, della nascita della provincia di Fermo, metta in campo delle misure compensative. Perché se questo è stato fatto e verrà fatto per i comuni della Valmarecchia che vanno in Emilia Romagna, a maggior ragione è indispensabile che la crisi grave che attanaglia il Piceno debba essere oggetto di una attenzione speciale. Ecco perché noi diciamo il Piceno regione, provincia a statuto speciale, non perché vogliamo una particolare connotazione amministrativa, ma vogliamo che la regione si prenda carico realmente, non a chiacchiere, dei problemi del Piceno. E siamo sicuri che con Marinelli presidente questa attenzione ci sarà, perché è un amministratore, un sindaco che è stato sempre vicino ai suoi concittadini e sicuramente sarà vicino anche a noi quando sarà presidente della Regione Marche.